cosa c'è? Fatto che il cavallo qua comunque tanto non ci passa lo stesso, quindi non è che abbiamo visto che c'è tutto il fiume poi. Salve! Cosa vedo nei miei occhi? Un viandante. Sono qui per esaminare le rovine enormi precipitate alle soglie del Canyon Gerudo. Delle rovine enormi? Sono numerose le rovine precipitate dal cielo a causa del cataclisma, quelle che sono qui sono particolarmente grandi. Ci siamo accampati in zona per svolgere le nostre ricerche su larga scala. Le condizioni di vita sono dure, ma ogni giorno facciamo nuove scoperte interessanti, ne vale davvero la pena. Se ti interessano le rovine, ti consiglio di visitare il villaggio calvarico est di qui. Lì potrai trovare anche delle rovine molto particolari. C'è qualcos'altro che vuoi chiedermi? Il Canyon Gerudo è un'enorme gola a sud di qui. Attraversandolo sbucherai nel deserto Gerudo e potrà arrivare alla città della Gerudo. Al Canyon Gerudo ha cominciato a fare caldissimo di giorno e freddissimo di notte, ma non è una novità, eh. È un clima anomalo e pericoloso, eh? È il clima degli deserti. In realtà. Anche nel Sahara è così. Senza le dovute precauzioni non si può resistere a lungo prima di perdere i sensi. E cerco di evitarlo sostanzialmente anche perché non c'è una copertura di nubi eccetera nel deserto. Quindi di giorno ti becchi tutto il sole e di notte che non c'è il sole ti becchi tutto il freddo. Penso che semplificando sia una cosa di questo tipo. E cerco di evitarlo facendo attenzione a quello che mangio. Poi probabilmente anche la sabbia non ritiene forse molto calore, nel senso la terra forse tiene più calore che accumula durante il giorno della sabbia, forse. E cerco di evitarlo facendo attenzione a quello che mangio. Se vuoi sapere di più dovresti parlare con la ragazza sotto la tenda, ok? Lei se ne intende di queste cose, credo sia in grado di rispondere a tutte le tue domande. Ah, ci sono altri ricercatori viandanti oltre me. Se hai intenzione di attraversare il Canyon Gerudo, chiedi pure indicazione quando incontri qualcuno. Se sono tre, comunque non abbiamo incontrati due, magari uno li chiederà del backtracking, perché io adesso avrei intenzione di tornare alla torre. E saltare direttamente verso lo stallaggio. Però chiaramente non c'è altro qua. Però è molto probabile che se c'è appunto qualcuno da recuperare, questo qualcuno da recuperare, magari è, cioè tipo noi abbiamo beccato, mettiamo uno qua, uno più avanti, magari è qua tipo, no? Il cavallo tra l'altro è qua, ma sicuramente non arriva. Allora, filiale del consorzio, ecco cos'era questo. Ehi là, si sta andando al Canyon Gerudo e intendi passare dal ponte sospeso? Fai attenzione, una volta possedevo uno stallaggio lì. Ma dopo il cataclisma le temperature sono impazzite e i cavalli non sopportano più il canyon. Di colpo mi sono trovato senza avventore e ho perso il lavoro. Magari non c'è più lo stallaggio là allora. Però è strano, in teoria lo stallaggio che non c'era, quello del che è diventato il giornale, no? Così non ho potuto fare altro che venire qui e aprire una filiale del consorzio. Vabbè. Che amarezza. Come vuole il tempo quando si parla con qualcuno, eh? Ora controllerò se sei già socio del consorzio. Dimmi come ti chiami, per favore. Hai detto Link. Visto che sei già un socio del consorzio, ti assegno un punto per la tua prima visita qui. Oh.
niente, lasciamo stare, perché tanto secondo me dobbiamo comunque abbandonare. Poi comunque non ci interessa, perché io faccio il teletrasporto. Diciamo, andiamo qua, ci buttiamo giù qua, e qua sembra che ci sia l'ostallaggio, poi andremo qui e via così. Questo è quello che ho intenzione di fare questa volta. Poi ci sono ancora delle cose in giro sicuramente. Cioè, non è che abbiamo visto tutto, serve anche a tornare qua, ma l'avevo già detto cosa volevo fare, no? In teoria la mia idea era di fare un tempio qua e poi fare il processo contrario, cioè torniamo dai Rito, torniamo dai Goro, torniamo dai... Sì, prima i Rito, i Goro, i Zora e di nuovo dai Gerudo per vedere le secondarie. Ah, ecco, vedi che c'è la simba. Quindi ok, guardare qua. Sembra che siccome qua non si può passare, adesso ci sia una via alta che forse qua sbuca. Perché è strano, e poi esce di nuovo di qua. Qua forse c'è un tunnel qua che potrebbe sbucare di qua. Solo per quel motivo lì sarebbe curioso fare il giro, in effetti. Tra l'altro c'è un... Però non è corto. Vabbè, facciamo così, prendiamo il cavallo un attimo. Congegni. Anche quelle sono delle rovine, eh? Questo è un gioco comunque grosso. Certo. Come streamer potevi tagliare tutto e fare solo le cose principali. Non ha senso. Cioè, per me non ha senso, poi se non piace questo... Allora, era da buttare dentro... Corro le celle di energia, ma credo sono le celle di energia. Ah, certo, anche i paletti. Ok, tutto abbiamo preso. Quindi qua come novità c'erano i paletti. Cioè... Poverino. Dunque. Ah. Uff. Mi colto di sorpresa, ho pensato che fossero tornati i miei amici. Abbiamo perso di vista i tre amici sulla strada per il Canyon Gerudo, allora qua. Due sono tornati, ma uno di loro no. Potrebbe essersi perso oppure essere in pericolo. Il problema è che potrebbe essere ovunque questo qua.
persone abituate a viaggiare sanno come cavarsela, non c'è dubbio. Di giorno si può riposare in una grotta o all'ombra lungo la strada se fa troppo caldo. Di notte invece un bel fuoco da campo è l'ideale per sopportare meglio il freddo. Vedrei che non si dica, saremo tutti qui riuniti. Serve solo un po' di pazienza, un attimo. Okay. Hai ragione. Ok. Questi sono quelli che abbiamo trovato, immagino. Comincia a far freddo. Buonasera, fuori è buio, fai attenzione a dove metti i piedi. Sei qui per aiutarci a studiare le rovine. A causa del clima estremo possiamo proseguire solo poco alla volta. Durante il giorno fa così caldo che se non ti ripari all'ombra rischi di svenire. E la sera fa molto freddo. Per fortuna ci sono i piatti di Certic. Un attimo. Mi riempio di energia, mi danno una forza per affrontare questo clima. Credo che abbia qualche ricetta segreta. Vabbè. Allora. Anche qua, in questo momento, rispetto a quello vecchio, è molto più nitido le texture. Ma molto più nitide. Sembra tutto blurrato, se no. Allora, proviamo ad andare su un attimo. C'è Rob Spettro. Città. Vuol dire che c'è una grotta qua, da qualche parte. Dai. Ok, c'è un forziere. E come ci entro? Ok. Là. Sì. Ok, lì la grotta. Ma ancora non so come fare a entrare lì.
Nemmeno qua. Cioè, tutto per cosa poi? Un opale magari. Dove cavolo è che si entra? Dove si entra? Come faccio a indovinare dove si entra? Cioè, non dire. Stiamo esplorando tutto intorno, ma qua. È chiuso, di là è chiuso. Di sotto. Che è molto ostile, oltre a questo punto caldo tolto della zona. Visitare la zona è pericolosissimo, devi assicurarmi che tu sappia come prenderti cura di te stesso. Per farlo ti porrò delle domande e se non sarai in grado di rispondere non ti farò passare. Ma possiamo passare anche senza di te, non è che... Allora, sei pronto? Bene, iniziamo. Ecco la prima domanda. Cosa aiuta contro il freddo? Un fuoco da campo. Questo è solo l'inizio. Ecco la seconda. Quando fa caldo dove si va per rinfrescarsi? All'ombra. Risposta esatta. Allora non stai dicendo la prima cosa che ti passa per la testa. Ricorda che puoi anche bagnarti il corpo con dell'acqua per combattere il caldo torrido. Ecco la terza domanda. È ancora più difficile, quindi non prenderla leggera. Quale di questi ingredienti è efficace contro il caldo? Ghiaccino. Risposta esatta, sono senza parole, non era una domanda facile. Ecco l'ultima domanda. Dove puoi andare nel Canyon Gerudo per ripararti dalla temperatura estrema del giorno e della notte? Io direi in una caverna. Perfetto, puoi passare. Sei così preparato che non avrai nessun problema là fuori. Tieni, questa è una cosa che puoi portare con te. Vabbè. Vabbè. Fammi capire però in realtà il cavallo da dove dovrebbe passare qua. Cioè questa è questa struttura che abbiamo sopra la testa. E tra l'altro io volevo fare questa prova qua. Non arriva qua. A noi interesserebbe di andare lì. Probabilmente qua, se potessimo andare su. Da qua. È una sporgenza, no? Questa è la fregatura. Lì sicuramente potremmo sbrucare dentro. Cos'è una discesa? No, ma è chiuso lì. Qua? Idem. Però sembra... No, non è legno. Onestamente non vedo dove... Dove sia l'ingresso qua. Se fosse un buco, per esempio, lo buttavamo giù nel buco. Anche bastava un'apertura, no? Non
Non so che dire. Abbiamo lasciato tutte le parti e poi siamo chiuso comunque. Non c'è una... Vabbè, tecnicamente ci serve quella roba qua. A meno che tu non stai qui a portare tutta sta roba. Ti fai un'impalcatura. Però... per cosa? Una zona mio grande. Ma... no, no. Io onestamente non ci voglio. Allora, quello che voglio capire io... il cavallo di qui non passa. Quindi? Se di qui non passa, siamo appunto di prima, non posso andare su di qua. Cosa mi serve? Un stallaggio qua per un cavallo inutilizzabile. Ah, aspetta un attimo, però forse possiamo... ah, forse salirà, sì. No, allora facciamo così. In realtà possiamo. Abbiamo queste cose. E forse allora lei l'ha messa lì per quel motivo lì, eh. Ma dai. Perché non potevi passare col cavallo? E qua... ma cos'è sta roba? Ma... oh! Fermati! C'è... alto là... non puoi... e là forse... no, ma non è un ciliegio però... cioè, insomma, tutto sto casino e mi dice di no. Mi passo al drago. Cioè, incredibile. 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 Cioè, avevo fatto fare il test con te, che non mi serve assolutamente nulla. Ti passavo da ovunque, ti passavo intorno. Vabbè, niente. Andiamo a prendere la grotta e basta. E... che dire? Andiamo là dove facciamo il giro, come dicevo io. Cioè io... quindi c'è un'altra grotta anche lì. Ah, yeah. Ha sparato prima lui. Vabbè. Questi qui sono i miei. Quindi sono nuovi. Questo è quello che ci manca. Serve perfetto. Aiuto, ci sono i mostri lucertola. Si è leggermente rinfrescato, ma non è che faccia proprio freddo. O comunque un bel po' di caldo. Se così è considerata una grotta. Vabbè.
Che forza! Ecco, vedi, dalla situazione potrebbe non sembrare, ma in realtà sono una guardia del corpo. Sì, di chi? In un viaggio con degli amici li ho persi di vista e poi ho incontrato questi mostri e sono rimasto paralizzato dalla paura. Non dirlo a nessuno va bene, mi rimetto subito in viaggio e i miei amici non si sentiranno sicuri senza di me a proteggerli. Ciao. Ok, quindi in teoria abbiamo fatto. Abbiamo avuto fortuna, guarda qua. L'abbiamo trovata subito. Lo facciamo così. Ma... Ok. Ah, gomada. Niente, ora... Ok, questo. Mi sono andato perché c'era questa musica celestiale. Ma no. È però una musica asiatica. Ma saranno già risolto loro? L'ho detto, ok. Bisogna mettergli qualcosa davanti. L'ho fatta al primo colpo e adesso no. Vediamo. È andato a spostarsi dalla parte opposta, comunque vabbè, c'è andato bene lo stesso. Però ecco fatto. No. Al solito 20 rupie. Difesa dal caldo, buono. A fumiceto, vabbè. C'è quello là invece dove c'è la torre, Gerudo, ma... Non è facile. Ops. Ma quanti siete? Magari qua la bolla d'acqua di Sidon potrebbe... Potrebbe aiutare, eh? Guarda che scompare subito, boh, non lo so, magari la prima fiammata scompare, quindi. Anzi, tra parentesi, sono già mezzo morto. Pareva. Vabbè, però è stato l'ambra, dai.
Ok. Proprio banale banale. Però questa cosa qua mi incuriosisce. Cos'è quella roba là? Non è un drago, penso, boh. Ma chissà come si fa a entrare lì. Usiamo i giri questo. Ma se cosa? Ma no, comunque non è una finestra questa. Questo qua. Siamo scivolati giù di un bel pezzo. Ci vorrebbe qualcosa che ci fa fare le radiografie. Sono un po' arrabbiato perché prima è arrivato un messaggio, per quello che mi avete visto un po' strano, è arrivato un messaggio da Vodafone, in teoria mi hanno messo sulla ricarica e invece dice che non basta. Che è sta cosa? Non riesco a capire. E quindi adesso appena finisco di registrare devo vedere il discorso del credito, che non mi ricordo qual è il numero. Allora, vediamo, consegniamo questa. Oh, ma sei tu. È venuto tutti qui. Sono tornati tutti e tre. Sei stato tu a salvarli, vero? Ti ringrazio. Voglio darti una ricompensa. Accetta il segno della mia gratitudine. Vabbè, sì. Ora possiamo rimetterci in marcia. Abbi cura di te, mi raccomando. Ok. Qui rimane il mistero. E poi ci serve tutto questo giro qua. Per andare qua. Ma praticamente ci tocca farlo a piedi. A meno che
Non vediamo che qua si può tornare magari col cavallo e effettivamente magari c'è un ingresso qua, non si capisce. Però dovrebbe passare sotto la cascata, tipo. Andiamo qua.